tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Bivaccano in un casolare abbandonato in zona Trade, blitz della polizia che ferma due nordafricani. Ruba nel suo negozio, il titolare insegue il ladro e lo fa arrestare. Ecco le immagini che incastrano un ladro di biciclette, denunciati un tunisino e il ricettatore che ha acquistato la bici per soli 40 euro. Navigatore mette nei guai un camionista bloccato con il tir in una strada di Carignano, mentre in via Campanella si ribalta un rimorchio carico di spazzatura. Fra poco, in diretta da piazza 20 settembre, la consegna delle firme al sindaco Seri per indire un referendum sulla sanità. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con un'ampia pagina di cronaca e cominciamo da un blitz della polizia in un casolare abbandonato di proprietà del comune di Fano, ma utilizzato dai senza tetto. Alle 6 di questa mattina, 7 agenti della squadra volante di Fano hanno eseguito una perquisizione all'interno di un casolare da tempo abbandonato in zona Trave. Al momento del blitz delle forze dell'ordine all'interno della casa non c'era nessuna persona, ma solo evidenti tracce di vita vissuta, vestiti, vettovaglie e bracieri, dove veniva bruciato dell'alcol per riscaldarsi e giacigli improvvisati in quella che un tempo era una stalla. Come ci specifica al telefono il dirigente del commissariato di Fano, Stefano Seretti, questa operazione è partita dalle segnalazioni dei residenti che denunciavano strani andirivieni serali di persone sospette. I controlli che comunque effettuiamo abbastanza di sovente spesso nella città di Fano lo facciamo per controllare ancora meglio il territorio, per cercare di prevenire e reprimere soprattutto reati contro il patrimonio, furti che in questo ultimo periodo sono stati perpetrati in zone centrali e anche su zona mare di Fano ad opera di malviventi che spaccano e rompono e si accontentano anche di rubare poco, ma entrano soprattutto negli esercizi commerciali, nei negozi, nelle piccole botteghe, nelle scuole, e quindi stiamo facendo questi controlli proprio per cercare di prevenire questi fenomeni. Ma abbiamo ritrovato soprattutto delle biciclette, del vecchio materiale elettrico da cucina, da utilizzare per la preparazione di cibi, probabilmente provento di furto, comunque utilizzate già da diverso tempo, biciclette che spesso questi soggetti, questi malviventi utilizzano per spostarsi da un punto all'altro della città, anche spesso per compiere dei furti, biciclette comunque in cattivo stato, che comunque abbiamo preso e abbiamo portato in commissariato nei nostri siti. Abbiamo già allertato l'ufficio competente del comune proprio che si è immediatamente adoperato per chiudere tutti i varchi, quindi rendere inaccessibile l'edificio in maniera da renderlo appunto non fruibile per malintenzionati o vagabondi, insomma personaggi che possono incidere sulla percezione di sicurezza della nostra città. Ruba nel suo negozio, ma il titolare insegue il ladro, lo fa bloccare dalla polizia. È successo sabato scorso intorno alle 19.30 all'Acqua e Sapone di via 24 Maggio nel centro storico di Fano. Il titolare, che si è accorto del furto, non ci ha pensato due volte e si è messo all'inseguimento del ladro, un egiziano di 33 anni già noto alle forze dell'ordine. Le indicazioni fornite dalla commerciante hanno permesso ai poliziotti di raggiungere il fuggiasco in via Ceccarini. L'uomo, una volta identificato, è stato denunciato l'autorità giudiziaria, mentre la refurtiva di vario genere del valore di circa 150 euro è stata recuperata e riconsegnata alla proprietaria.
Adesso invece vi facciamo vedere queste immagini che riguardano un ladro di biciclette in azione nel centro storico di Fano. Si tratta di un tunisino con precedenti per lo stesso tipo di reato, autore del furto di una bicicletta elettrica del valore di 1000 euro consumato poco prima all'interno di un parcheggio sotterraneo di via Roma. L'uomo, bloccato dalla polizia, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Poi gli accertamenti hanno consentito di individuare il ricettatore del veicolo a due ruote, un romeno di 34 anni, che dopo averla acquistata dal ladro per la cifra di 40 euro, l'aveva occultata all'interno di un garage nel quartiere Sant'Orso. Il romeno è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre la bicicletta, una volta recuperata, è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Un navigatore satellitare che ha messo nei guai un camionista che all'alba di oggi è rimasto bloccato nella strada della Gazza a Carignano. A raccontarci di questa disavventura è stato proprio il conducente del TIR. Come è successo? Il navigatore mi dà così, io ho andato carica ieri caricato qui a Monbaroccio e il navigatore, io ho dato Fano e il navigatore mi dà qui. Sbagliato navigatore, cosa fare? Da che ora sei qui? Ah, qui mattina alle 4, alle 4, chiamato alle 8, pompieri, sì. Non sei riuscito a venire su da solo? Io ho provato 3-4 volte, no posso, perché qui è molto salita, sì, e asfalto è bagnato, e problemi. 2-3 volte, avanti, dietro e basta. Siamo nella strada della Gazza a Carignano, dove l'autogru da 40 tonnellate dei pompieri provenienti da Pesaro sta cercando di riportare su dalla salita, dal greppo, il camion. L'auto articolato era diretto a Monbaroccio, doveva caricare e ritornare verso Fano. Il navigatore l'ha portato in questa strada, molto stretta come potete vedere. È riuscito a far manovra in fondo alla discesa, ma poi nel risalire il frondo sdrucciolevole e viscido reso in queste condizioni dalla pioggia di questi giorni non gli ha permesso di rifare la salita e a questo punto ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Allora alla fine è andata bene, siete riusciti a portarlo fuori? Grazie, grazie, molto gentile a tutti, molto gentile anche questi dove abiti qui, gente, questo paese, molto, tutti bravi. Allora da che ora era qui? Lui è alle 3:30 passato qui stanotte, è andato su per la strada di Sant'Elia, è il cantiere che va su nella strada di Sant'Elia, e ho visto che faceva un sacco di rumore, dico ma com'è che il cambio? Dico, ok, si è rotto? Che va oppure che scarico, e difatti è proprio perché è scarico non è riuscito ad andare su. Cioè in forte difficoltà? Sì, perché io ho provato per farlo voltare lì da Gasperini, siccome c'è un bel spiaselle, ma non l'avevo fatta. Bene, sono le 20:38 minuti e adesso ci colleghiamo con Piazza 20 Settembre a Fano, dove le 7 forze politiche che hanno promosso l'iniziativa denominata Io firmo per la salute fra poco consegneranno al sindaco Massimo Seri le firme che hanno raccolto in questi mesi. Siamo in collegamento con Lino Balestra. Buonasera Lino, vedo già che è arrivato il sindaco di Fano. Sì, buonasera Simona, buonasera telespettatori, il sindaco di Fano è qui, le rappresentative dei gruppi e naturalmente delle liste civiche che hanno promosso questa iniziativa sono tutti presenti, ma non parlerà nessuno di loro, ci sarà un portavoce che adesso sentiamo, quindi assistiamo alla consegna di queste firme, ricordiamo 1600 per la mozione e 3800 per il referendum. Fra poco partirà un video esplicativo per immagini che spiegherà in modo appunto intuitivo, secondo il decreto Balduzzi, che cosa avverrebbe in ogni caso, e nel caso appunto dell'ospedale unico o eventualmente se le cose rimangono così come stanno. Allora sindaco, lei è qui, c'era qualche dubbio sulla sua presenza, lei è voluto esserci e quindi riceverà a brevi mano queste firme. Cosa accadrà adesso? Beh, io intanto penso che sia giusto che un sindaco sia presente, che un sindaco rappresenta una città e deve ascoltare tutti i
cittadini. Il tema della sanità è un tema che sta a cuore a tutti, tutti sono per la difesa della sanità. Ci sono posizioni diverse, c'è chi vuole mantenere le due strutture, chi vuole una nuova struttura, ma un sindaco che rappresenta tutti è giusto che ascolti e sia presente. Quando dei cittadini, anche delle organizzazioni, anche forze politiche di opposizione, è giusto che ci si confronti e che ci sia. Poi per quello che mi riguarda, la mia posizione è nota, io sono per difendere il Santa Croce e per una nuova struttura, però finché questo non arriva, e ovviamente io ho una posizione ben precisa sulla sua ubicazione, ma anche questa presenza di tante persone, il movimento significa che è una città che vuole essere ascoltata, che vuole svolgere un ruolo e che non vuole che le decisioni passino sopra la testa della gente, sopra la testa della città, e io condivido questa posizione, per cui è normale che un sindaco sia a raccogliere delle firme che sono state raccolte nei giorni, che sono la volontà di tanti cittadini, come ci sono tanti altri cittadini che hanno una visione diversa. Però ecco, io penso che la gente apprezzi il fatto che io sia qui, qualcuno magari che pensava che non partecipassi, ma siccome anche a me la sanità sta veramente a cuore, e un sindaco, al di là delle posizioni, deve cercare di capire quale sia la scelta più giusta anche nel contesto che viviamo, per tutelare una città, un territorio e la gente che si rappresenta. Ecco, c'è una nota diffusa dall'ANSA questo pomeriggio di Matteo Ricci che dice che, insomma, Muraglia è un sito, insomma, palpabile e soprattutto appetibile da questo punto di vista. Ma guarda, onestamente io dico, abbiamo la sfortuna di avere il posto migliore. I posti baricentrici fra le due città sono posti che purtroppo non hanno le caratteristiche, e non lo dice un sindaco, ma lo dicono tutti i tecnici e tutti gli elementi che emergono, anche dalla stampa di oggi sono emersi elementi che mettono in discussione quei siti. Io ho presentato, e c'è un consenso ampio, e sono convinto anche delle persone che hanno raccolto le firme, perché sono preoccupati che si possa fare una scelta sbagliata, ed hanno ragione. Il sito migliore senza dubbio è quello di Chiaruccia, per motivazioni oggettive che non sto a elencare, che stanno scritte in tutti gli atti che io ho inviato anche alla Regione, per cui è bene che la gente faccia sentire la sua voce anche in posizioni diverse, però è una città che vuole svolgere un ruolo e vuole tutelare la salute, ma soprattutto non vuole che le decisioni passino sopra la testa di tutti. Bene, grazie sindaco. Allora per insomma, portare avanti questa serata ci pensa Tommaso Mazzoni, che parlerà come portavoce di tutte e sette le rappresentative che hanno raccolto le firme. Qual è il messaggio che voi date questa sera dal palco? Noi abbiamo voluto organizzare questa manifestazione come primo coronamento di un percorso che è durato un mese, ed è un percorso che ha visto una partecipazione torrenziale e veramente travolgente di cittadini ai nostri banchetti, che sono venuti a firmare in 1600 per la nostra mozione popolare e in 3800 per il nostro referendum, sfondando quindi di tantissimo il minimo che è previsto dallo statuto comunale e dai regolamenti per appunto proporre questi documenti. E ovviamente siamo contenti del fatto che il sindaco sia voluto essere con noi questa sera, anche se la pensa diversamente da noi sull'ospedale unico, però è importante comunque che il sindaco, che rappresenta una comunità, venga ad ascoltare una comunità, e quindi alla fine, insomma, di questa manifestazione gli consegneremo anche le firme, perché poi ovviamente questo percorso non si chiude stasera, ma va avanti, andrà avanti presto con la presentazione della mozione popolare in consiglio, che speriamo avvenga il prima possibile, in modo da fermare appunto l'ospedale unico il prima possibile, e poi per il referendum a ottobre, che cercheremo di far svolgere ad ottobre in concomitanza con il referendum costituzionale, per risparmiare sui costi della consultazione. Bene, grazie Tommaso, quindi referendum a ottobre forse, e dalla piazza è tutto, restituisco la linea allo studio e a te Simona. Grazie Lino Balesta, grazie anche ai suoi ospiti, andiamo avanti con il nostro telegiornale, ma rimaniamo a Fano, perché ieri sera c'è stato un dibattito acceso nella sala del Consiglio Comunale, dove è stato approvato il bilancio di previsione, bilancio che è stato approvato però non senza contestazioni da parte dell'opposizione. Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di ieri sera il bilancio preventivo 2016. Non sono mancate naturalmente le critiche a questa stesura, ma il sindaco, a chi lo accusava di aver tagliato il sociale, respinge al mittente. Pesaro, dice Seri, con 30.000 abitanti in più, ha capitoli in bilancio con la stessa spesa per il sociale di Fano.
Non abbiamo toccato assolutamente la leva fiscale, abbiamo mantenuto tutti i servizi, abbiamo dovuto giocare sui risparmi, abbiamo rivisto tutta una serie di costi e di spese che avevamo anche all'interno dell'amministrazione, cosa che in passato non era mai stata fatta. Abbiamo deciso di attingere meno utili dalle nostre società partecipate. Per cui posso dire che è un buon bilancio, sapendo che comunque ci sono delle partite che devono essere rimpinguate e nel corso dei mesi continuerà il lavoro cercando di trovare anche altre risorse per poter reinserire su alcuni capitoli. Sul sociale ci sono state tante polemiche, è chiaro, rispetto allo scorso anno ci sono meno risorse, però abbiamo garantito tutti i servizi, le rette. Ho sentito tante chiacchiere, ma sono inesatte, non sono state minimamente toccate, quindi sono rimaste uguali, con la differenza che vengono usate i parametri ISEE. Significa che qualcuno potrebbe pagare qualcosa in più e qualcuno pagare qualcosa in meno in base ai redditi. Su 5 milioni di spesa per il sociale, 3 milioni le mettiamo dalle risorse di questo bilancio. Lo scorso anno, a fronte di tagli altissimi, questo comune ha rimesso 1.100.000 euro dalle risorse, quindi prese da altri capitoli, per garantire il sociale. Sforzi come questi non hanno precedenti. Poi è facile parlare quando i bilanci erano di 80 milioni. Oggi siamo scesi sotto i 60 milioni. Mi sono preso poi alcuni impegni in consiglio comunale, tra cui quello di rimpinguare, di aumentare le risorse destinate per il fondo anticrisi, per tutte quelle famiglie che sono in difficoltà. È stato un lavoro che non è iniziato solo in questi ultimi mesi, ma un lavoro iniziato da 2015 per quanto riguarda il controllo di tutte le spese, sia spese correnti e cercare anche di fare investimenti per le spese in conto capitale. Nelle spese correnti abbiamo cercato intanto iniziato con i risparmi anche degli affitti, altre revisioni abbiamo fatto nell'economato, abbiamo fatto. Inoltre il primo cittadino ha voluto specificare il capitolo dedicato alle entrate derivate dalle contravvenzioni della polizia locale, rispondendo a chi lo ha accusato di voler far cassa con le multe. Noi installeremo telecamere concordate con la prefettura e le forze dell'ordine in alcuni punti della città, a cominciare dal Ponte Metauro, che controlleranno entrate e uscite della città. È chiaro che queste telecamere sono di alta tecnologia, che fanno anche altre funzioni, tra cui quella della verifica, leggendo anche le targhe, fanno una verifica se non ci sono stati collaudi, se non ci sono i bolli in regola, tutta una serie di questioni che prima magari non si verificavano. Per cui anche quello può portare delle maggiori entrate. E un incidente, per fortuna senza feriti, è avvenuto poco dopo le ore 13. Come vedete in queste immagini, il rimorchio di un mezzo pesante carico di spazzatura si è ribaltato nella rotatoria di via Campanella, prima del ponte che conduce verso il centro commerciale Ocean in zona Bellocchi a Fano. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Pesaro, ovviamente per i rilievi di legge, una ditta che con l'utilizzo di una gru ha rimosso dalla strada il pesante rimorchio. Un tamponamento invece è accaduto questa mattina, poco dopo le 8, nel centro storico di Fossombrone. Una donna del posto di 50 anni era a bordo della sua Lancia Y quando in via Oberdan, all'altezza dell'intersezione con via Bramante, ha tamponato una Renault Laguna guidata da un 38enne. La donna, che è rimasta ferita in modo lieve, è stata trasportata dal 118 prima al pronto soccorso di Fossombrone e poi per accertamenti all'ospedale di Urbino. Illeso invece il 38enne. Sul posto i carabinieri di Saltara per i rilievi di legge. Cambiamo argomento. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha richiesto all'associazione Regresso Arti di rimuovere una scritta apparsa sul muro di un palazzo in via Nolfi, nel centro storico. Il primo cittadino ha ritenuto che questa frase potesse offendere la comunità perché lesiva dei valori di antifascismo su cui si fonda la democrazia. Sono atti gravi, ha detto Seri, e sfregi inaccettabili alla nostra memoria. E adesso passiamo alla pagina degli eventi, perché anche quest'anno a Montegiano di Monbaroccio torna la festa della Crescia Sai Cucon, una manifestazione dedicata ovviamente alla Crescia di Pasqua e alle uova sode. Due
giorni di buon cibo, spettacoli, sfida di cucina per la miglior crescia, ma anche escursioni in mountain bike, musica e intrattenimento per bambini. Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio torna a Montegiano di Monbaroccio la 7ª edizione della festa della crescia Sei Cuccon. Le cosiddette uova sode, accompagnate dalla crescia al formaggio, preparata artigianalmente secondo un'antica ricetta. L'evento, che attende il pubblico di grandi e piccini, è organizzato dall'Associazione Montegiano C'è, in collaborazione con la Proloco e il Comune di Monbaroccio. Abbiamo potenziato di molto la produzione di crescia, il cui profumo andrà in tutti i locali della manifestazione. Come tutti gli anni abbiamo a disposizione per i visitatori il servizio di bus navetta, abbiamo due serate danzanti. Inoltre, per i più piccoli abbiamo dei giri a cavallo in un percorso protetto e i gonfiabili. Saranno due giornate ricche di iniziative. Il programma prenderà il via sabato pomeriggio alle 16.30 con la seconda edizione Tour dei Cuccon. La passeggiata in mountain bike sulle colline di Monbaroccio. Alle 18 invece apriranno gli stand gastronomici, mentre un'ora più tardi si esibirà il gruppo folcloristico Li Matti di Montecò. Ad animare la festa l'orchestra di Silvia e Fabio. Domenica invece alle ore 9.30 è in programma un'escursione naturalistica a piedi. A mezzogiorno apriranno gli stand, mentre alle 15 inizierà l'intrattenimento dell'orchestra Ioselito. Nel tardo pomeriggio, infine, non solo si rinnova il gemellaggio con l'associazione Ripalta e i suoi amici, ma torna anche la vincente gara per la miglior crescia del comune. Le massaie del posto si sfideranno a colpi di uova e formaggio e una giuria di esperti eleggerà la vincitrice della festa. È una festa, diciamo, aperta a tutte le famiglie e vi aspettiamo. Nel frattempo volevo ringraziare tutti i ragazzi che ormai operano da diverso tempo, le forze dell'ordine, la protezione civile e tutti coloro che rendono possibile questa 7ª edizione. Quindi vi aspettiamo, venite, anche perché abbiamo comunque posti al coperto, quindi in caso di pioggia la gente deve stare tranquilla, il bus navette funzionanti. Quindi vi aspettiamo a Montegiano sabato 30 e domenica 1 maggio. Ed è iniziata circa un'ora fa, intorno alle 19.45, la prima edizione dell'evento denominato la Notte del Nolfi. Il liceo Fanise, che ha aperto le porte alla cittadinanza, sta proponendo attività e incontri di vario genere sul tema dell'integrazione e della libertà, a cura di ospiti, docenti e studenti. La serata si concluderà alle ore 23. E allora in bocca al lupo a queste due ragazze. Questa sera chiudiamo il nostro telegiornale facendo gli auguri alla signora Tina Pazzaglia, che ieri ha compiuto 93 anni. Tina è nata a Cagli, a Monte Paganuccio per la precisione, il 27 aprile 1923. Unica femmina di 5 figli, è una donna autosufficiente e piena di spirito. La nonnina ha dedicato la sua vita interamente alla famiglia e al lavoro nei campi. È rimasta vedova pochi mesi fa. La signora Tina vive a Metauriglia, ma circondata dall'affetto dei figli, dei nipoti, dei fratelli e delle cognate, che ovviamente ieri l'hanno festeggiata. E allora tantissimi auguri da tutto lo staff di Fano TV. E con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.